Ivanovic, Zinardi, due defezioni importanti, Corral che già era mancato, intanto è partito il match, la prima palla 2 presa da Omeia, e subito con Gasparin va a segnare in penetrazione facile i primi due punti, due defezioni importanti, quelle di Corral già assente in gara 4, in gara 5 con Piacenza, e quella dell'ultimo minuto di Alex Simoncelli. Un'assenza pesantissima per la squadra della Pappolini, Simoncelli ha chiuso gara 5 con 14 punti, mentre Corral non si è ancora questa buona, sta giocando a 10 punti di media con 7 rimbalzi di media, quindi due grandissime partite da Pappolini per finire a giocare. Pappolini è venuta qua per vincere questa gara 1, anche perché il fattore campo ovviamente è a favore della Libertopi, che è imbattuta in questi playoff, 2-0 a Montecatini, un sontuoso 3-0 a Fiorentina Basket. Omeia vorrà fare di tutto per portare a casa questo primo match e lo sta già dimostrando anche con questa tripla tabella segnata dal giocatore più esperto Giacomo Gurini. Siamo già sul 5-0 dopo 65 secondi di match, ma dall'altra parte Capitan Valenti segna i primi due punti per l'Orgibacco. Gurini da tre punti, stavolta il tiro è salvo, termina sul ferro lungo, rimbalzo affidato a Piunti che avvia brillantemente l'azione offensiva per Valenti. Scusate che nel pitturato, volta a segno, altri due punti, 5-4. Tanto palla rubata da Touré a centrocampo a Gasparini, canestro e fallo, gioco potenziale da tre punti, primo parziale dell'Orgibasket, primo cambio di marcia da parte di Mamo Touré che può mettere a segno il gioco da tre punti. Subito la difesa dell'Agri Bertocchi da alta metà campo, ora difesa a uomo con Valenti che cambia con Scanzi, Valenti su Gasparin, prova a andare mani, Gasparin penetra, scarica per Arrigoni, fallo fischiato pro Arrigoni a Scanzi, primo fallo personale, primo fallo della squadra di casa, ci saranno due tiri liberi per il numero 12, classe 91, che in questi playoff tira con il 60% ai liberi. Protagonista indiscusso di gara 5 contro Piacenza con 19 punti, 10 rimbalzi, 19 punti. Grandissimo giocatore, Arrigoni l'ha dimostrato anche in questa azione. Sfrutta la grande prestazione da parte di Gasparin, lo segue con il salto. Questi due intanto per il numero 12, siamo già alla controoffensiva con Gasparin che butta la palla recuperata da Valenti per Touré che avvia l'azione offensiva, Scanzi è libero dall'angolo per la tripla che finisce sul ferro, rimbalzo di Bianchi, Andrea Bianchi che sostituisce il centro titolare Corral anche in questa partita. In penetrazione Villa, arresto il tiro e sono altri due punti per lui e per l'Agri Bertocchi, 9-7 quando mancano 6 minuti e 40 al termine del primo periodo. E dall'altra parte con Gasparin, scambia con Arrigoni, Gasparin contro Piunti, prova a batterlo, ci rinuncia, arresto, passe, tiro, ma grande la difesa di Piunti che permette il recupero a Ruggero del pallone. Siamo dall'altra parte con Scanzi, penetra in scarico per l'angolo, dove? Mamo Touré! Mette a
sei una tranquilla, mani caldissime per il numero 23, 12-7. Sempre con te sarò e mai ti lascerò, non ci provi, ma dall'altra parte pure Omegna, i tifosi di Omegna si fanno sentire e soprattutto Villa in campo che mette a segno i primi tre punti del suo incontro con un'altra buona azione, con un altro buon tiro facile da tre, dall'altra parte con Piunti che giganteggia su Gasparin per il nuovo più 4, 14-10, due punti anche per il numero 2. Ecco la grandissima prima sparata dal classe 97, Villa, Piunti in lo spasso, spazza via la guardia Gasparin di Omegna a rafforzare Piunti più del mezzo del suo mezzo, 14-10. Sì, Gasparin si lamenta con l'abito per un contatto a suo parere violento da parte di Piunti, ma l'abito non è stato dello stesso avviso. Palla persa ma subito recuperata da Villa che in campo aperto apre per Arrigoni che mette a segno altri due punti, 14-12. Ma non c'è soluzione di continuità perché siamo già dall'altra parte con Ruggero minaccioso che va a sfruttare il blocco con Valenti, prova un pick and roll errato e c'è l'apertura ancora di Villa in campo aperto per ancora il numero 12 Arrigoni, 14 pari. Due palle perse, salve velocissimi da parte dell'ordine. Tensione in campo e lo si vede nelle azioni offensive di entrambe le squadre. I vari rispettivi coach stanno cercando di calmare un attimo le acque, abbiamo visto anche in questa situazione Giorgio Punto rivolgersi alla panchina in maniera veemente. Forse per il contatto in precedenza di Gasparin. Ma tant'è perché Orsi ha guadagnato altri due tiri liberi con Ruggero che in precedenza ha dato in penetrazione aveva subito fallo. Fallo commesso da Villa, il primo tiro libero è andato a segno, il secondo libero scoccato ora viene sputato dal ferro, il rimbalzo è di Curini che serve ancora a Gasparini, uno degli uomini fondamentali di questa squadra, lui che ha un minutaggio di 31 netti per 11,86 punti a partita, 4,28 rimbalzi, 5,14 assist. Una valutazione complessiva di quasi 17. Intanto fallo commesso da Valenti, primo fallo personale per il capitano, rimessa dal fondo è affidata a Gasparin che serve Prato che prova da fuori una penetrazione, palla rimbalzo sul ferro, lotta al rimbalzo, ma viene fischiato un fallo ai danni di Piunti per una gomitata, danni del numero 12 Arrigoni. Diciamo che l'arbitro segnala, il primo arbitro segnala due tiri liberi proprio per il numero 12 Arrigoni. Contestazioni, cioè non continuo, concediamo tra i due arbitri, non riesco proprio a capire. Ho capito questo fischio, l'arbitro è stato discutendo se dare o no i due tiri liberi, infatti adesso arriva la comunicazione che i due tiri liberi non verranno mai segnati a Arrigoni. Barcellona semplice, messo nel fondo dal punto di campo dell'arbitro, sta creando confusione su questa lotta di base, lotta di base che è la prima di questa serie in Svizzera, non va a commentare i contatti fisici dopo 6 minuti di questo primo quarto, si iniziano a tirare fuori i muscoli e si iniziano a mandare messaggi anche per le partite che seguiranno questa gara. Rimessa quindi affidata che poi pesca Curini in spasso, primo tiro libero sbagliato, secondo tiro libero concesso dalla coppia Perego-Ruggero che non va a segno nemmeno in questa situazione, la palla è recuperata da Cantone che dall'altra parte serve Ruggero che sfrutta pieno il blocco di Perego e entra
penetra, scarica per la media distanza dall'angolo Perego. Perego appena entrato in campo, primi due punti per lui, 17-14. C'è un'altra palla recuperata in transizione, Ruggero ancora per il numero 9 Orceano, 19-14, 3-15 al termine del primo quarto. Villa ora in possesso di palla, scambia con Gasparini, allarga per Arrigoni, ancora Arrigoni in possesso di palla, gioco veloce tra i tre Gasparini, Villa, Arrigoni, la bomba di Gasparini termina sul ferro, Valenti subito veloce per Scanzi che già nell'angolo dall'altra parte trova in post basso il capitano che è pronto alle sportellate classiche per un giro, tiro no, giro, tiro scarico per Ruggero che a 10 secondi a termine della zona d'attacco sfrutta il blocco dello stesso Valenti, va in penetrazione ma c'è il fallo di sfondamento, era posizionato male Arrigoni ma l'arbitro non è del mio stesso avviso e fischia il primo fallo di sfondamento della partita. Gambetto, circuito, subito scusa, Ricky Perego, l'autore, adesso fallo, Arrigoni, la squadra di casa è già in bonus, per la prima volta in questi playoff si trova l'Agri Bertocchi in bonus contro prima della squadra ospite, la squadra avversaria, indipendente da la casa trasferta, sono due tiri per Arrigoni, molto strano questo. Sul cubo del cambio a entrare Zambon presumibilmente per Valenti che nel frattempo la libertà diciamo di segnare dai 6 metri altri due punti pesantissimi, 21-16, 2 minuti esatti al termine del quarto. Arrigoni ora in penetrazione, scarica nel pitturato per Frato, qui infrazione di passi clamorosa del numero 4 in casacca azzurro acqua. Infatti ci sarà una rimessa dal fondo ed è proprio così Valenti sostituito da Zambon. Commesso intanto da Arrigoni, danni di Ricky Perego, rimessa per Scanzi che serve proprio il numero 9 che allarga per Bona, anche lui appena entrato si va in post nell'angolo per Scanzi che sportella con Daniello, viene raddoppiato, riesce a scaricare per Perego che era entrato come un fulmine nel pitturato ma il pallone appoggiato al ferro viene rimandato alla mittente, solo dall'altra parte con Gasparini che ottimamente passa in mezzo a Perego e buona scarica per Fratto che non è fortunato a sua volta nel tiro. Ferro fuori, rimbalzo di Bona, fallo fischiato al numero 3, Daniel, 1-20 al terzo. Gracias.
importanza di avere il roster lungo, l'abbiamo vista in questa situazione con anche l'ingresso di Fossati in campo in questi ultimi 80 secondi. L'importanza di avere un roster lungo e di qualità per coach Crotti è l'arma in più di questa Agri Bertocchi. In questo momento si trova ancora sul punteggio di più 5. Pitato Villa, bravo, un tiro velleitario dagli 8 metri, 39 secondi al termine dell'azione, attacco Bona. Secondo gli arbitri commette un'infrazione di passi, ma aveva fatto un discreto terzo tempo, anche se non ho capito la scelta, poteva passarla tranquillamente da fermo la palla quando ormai era arrivato nell'altra metà campo, ma tante sono già in zona offensive per quanto riguarda l'Omegna. 25 al termine dell'azione, al termine del quarto, scusate, 10 ora al termine dell'azione d'attacco. Poi va a scontellare, prova Cantone a guadagnare uno sfondo, non è così, ribalta il lato per Daniello che è in penetrazione, appoggia all'afferro, 10 secondi sul cronometro, Cantone vola dall'altra parte per andare uno contro uno con Villa, scambia con Bona che sarà lui a caricarsi del tiro, così è il ferro corto, permette ad Arrigoni di recuperare il pallone, lanciare il contropiede Daniello, ma non c'è più tempo. 3 Gemiglia, poi ha perso 7 partite in fila, per la stagione regolare, poi ha perso 2 partite nel semifinale playoff, abbia preso la media che c'è di molta fatica, quindi la trasferta mette lo sbaglio, per tutto vuole confermarsi, vuole confermare il palatino quasi violato, l'unica che ha capito la sconfitta. Prende il secondo quarto e nel frattempo ci sono arrivati i primi dati, andiamo a segnalare i dati, certo livello, punti su palla persa 11 per Omegna, 6 per Orzinovi, mentre invece punti in contropiede, palla recuperata 9 per quanto riguarda Orzinovi, 4 per Omegna, 71% di punti nel pitturato per la squadra di casa, 57 per la squadra ospite che è andata nel frattempo a segno con Perez. Abbiamo entrato in questo secondo quarto anche lui, domenicano, classe 97, è arrivato a gennaio da Scafati in A2, lo scorso anno a Rimini, andato a segnalare con 11 punti, 3 rimbalzi, 3 assist di media a partita. Intanto anche, scusate, anche la squadra di casa mette a segno la libertà, quindi mette a segno altri 2 punti con i primi 2 punti del quarto con Ricky Perego. Un'altra ottima azione offensiva. Un'altra ottima azione offensiva che ha portato Ricky Perego ancora libero dal punto di suo tiro. Facile, facile dalla media come il presidente Boschetti del 4. 2 su 2 per lui da 2. Tutti e due a canestri sono arrivati dalla media distanza. Però Ricky Perego è entrato molto bene in questa partita. D'altra parte nel pitturato Gasparino ha messo a segno altri 2 punti completamente solo in un dai e vai con Arrigoni. Scusate, invece per l'azione offensiva dell'Agri Bertocchi che vi andiamo a commentare, c'è prima un errore di Zambon da sotto che poi a rimbalzo riesce a servire Bona che dall'arco dei 3 punti spara ancora a salve, non è ancora entrato a pieno in questo match il numero 11, da 11 a 11 perché ancora in possesso di palla Gasparin, ottimamente marcato da Flash Fossati che gli sta letteralmente appiccicato. Gasparin riesce comunque a scaricare per Arrigoni che spara sul ferro, poi il rimbalzo non riesce ad essere catturato da Perez, ci sarà una rimessa proprio affidata al numero 3 in casacca bianca. Provano un gioco a due Zambon e Ruggero, il gioco a due non riesce, ma il pallone termina a Cantone che dall'arco dei 3 punti mette a segno il più 4, 26 a 22, 7 e 25 sul cronometro al termine del secondo parziale. Dall'altra parte Daniello scambia con Zambon, quello viene marcato ovviamente da Fossati, l'arbitro non è del mio stesso avviso. C'è il fallo fiscato ai danni del numero 3, intanto c'è un doppio, scusate, un cambio singolo, Gasparin va in panchina a riposare, rientra il numero 7, Villa, primo fallo di squadra per la Gribertà. Questa azione abbiamo visto il chiaro attacco difensivo da parte degli ultimi, faccia a faccia su Gasparin.
Zamboni, ora uno contro uno con Zambona, arresto e tiro dello stesso, pallone viene sputato dal ferro, a rimbalzo lottano Cantone e Perez, c'è il fallo di quest'ultimo con una manata al polso sinistro del numero 17, primo fallo personale, primo fallo di squadra, rimessa per la squadra di coach Proppi. Cantone che si è messo in partita con questa qui, ottimo il lob di Cantone per Bergo che da sotto va a mettere a segno altri due punti pesantissimi per il massimo vantaggio. Riescono a imprimere tutta la loro esperienza e tutta la loro bravura e classe per garantire alla squadra oceana di portare a casa vittoria importante. Qui intanto viene fischiato fallo di piede a Fossati che si è piazzato a uomo ora in questa situazione su Perez. Laterale, quando ancora i due arbitri discutono, non vanno molto d'accordo questi due in questa prima fase di partita, nemmeno con il tavolo, è già la seconda volta che c'è una discussione tra loro, ma si è risolto tutto, si è ripartiti con Villa che va in post basso da Rigoni per andare uno contro uno, scottellato con Zambon, scarica fuori per Perez che ha le mani bagnate e non riesce a battere Ruggero in palleggio, riesce comunque a scaricare per Arrigoni che da tre spara sul ferro, pallone recuperato dopo un tocco di Zambon da Perez. Dall'altra parte post passo per Perego che scarica dopo un'azione, una lunga azione personale, Ruggero il pallone viene sparato dall'angolo sul ferro, il balzo è già recuperato dalla squadra ospite che dall'altra parte con Villa prova ad andare uno contro uno con Zambon, serve Fratto, Perez ora in possesso di palla marcato da Ruggero a distanza, Fratto in post passo riceve il pallone dallo stesso, batte Touré, prova ad andare con un semigancio a Touré, lo arpiona e ci saranno due tiri liberi per il numero 4. Playoff col 48% per un attimo che è andato sugli appunti, mette sbaglia il secondo infatti per confermare la percentuale abbastanza deficitaria, 28-23 rimane il punteggio, dall'altra parte siamo andati con un'azione personale di Ruggero, il pallone è scagliato sul ferro dallo stesso e rimbalzo che ha avviato l'azione offensiva, ora ancora Fratto in passo contro Perego, si impappina nella sua azione, commette introzione di passo, gli chiede subito scusa alla panchina con il coach Ghezziani e Buffali. Rientra la difesa molto bene del loro basket e costringe all'infrazione di passi. Ora 4 Piero Ghezzi che già la presa sua seconda palla persa nel match. Ad una correzione, tiro sbagliato da Touré in precedenza e non da Ruggero, Ruggero adesso in possesso di palla nell'angolo, brutta palla passata dal numero 23, pallone controllato in malo modo da Ruggero che non riesce a tenerlo in campo, il pallone termina out, ci sarà una rimessa difensiva, verrà affidata alle mani di Daniello e subito la squadra di coach Crotti si alza per una difesa alta, arcigna, asfissiante. Andiamo di pausa, c'è una piazza di sudore sul parquet proprio nei pressi della panchina orceana.
52 sul cronometro al termine di questo secondo quarto, sono già ormai più di 15 minuti in cui la Grippertoppi è rimasta sopra la squadra ospite. La penetra e scarica in malo modo per Scanzi, che da solo in transizione personale 2 contro 1 va a mettere un layup morbido al ferro e a guadagnare il fallo. Fallo fischiato al numero 0 Perez. Ci saranno, oltre ai due punti, il tiro libero aggiuntivo per il gioco potenziale da 3 punti. Si mette in partita di Scanzi con i primi due punti del suo a segno il tiro libero del più 8, 31-23, lui che dalla lunetta in questi playoff viaggia con il 67%, qui dall'altra parte Perez trova la penetrazione personale contro Touré, vorrebbe un fallo, l'arbitro non è dello stesso avviso, dall'altra parte transizione, punti per Ruggero che perde palla in malo modo, aveva provato lo scarico per Scanzi, non è riuscito nel suo intento, Gasparin dall'altra parte va in una penetrazione personale, scarica per Arrigoni che appoggia al ferro, non riesce a recuperare il rimbalzo, palla fuori, ottima anche in questa situazione, la zona taglia fuori la parte dei lunghi, qui in questo caso Giorgio Pinto che non ha permesso la seconda chance al numero 12 in maglia azzurro acqua. La fisicità e la voglia di fare del capitano Valenti che dopo l'errore da 3 punti guadagna un rimbalzo in maniera arcigna, va a guadagnare altri 2 tiri liberi, tutta la squadra ospite protesta per un'infrazione di passi che ci poteva stare, ma qui la classe del capitano in canotta bianca si è fatta vedere anche in questa situazione, 2 tiri liberi fondamentali a 3 e 37 dal termine del secondo quarto. Questo 2 per un giocatore che viaggia col 92% dalla linea della carità, più 10, 33 a 23, a 3,20 dal termine di questo secondo quarto, qui intanto commette fallo proprio lo stesso numero 8, è andato a appoggiare una mano sulla schiena di Perez che era andato in penetrazione, lo stesso è scivolato, non c'è stato un contatto cattivo, ma l'arbitro ha segnalato il fallo numero 2 per quanto riguarda il capitano Orceano, rimessa la battuta Gasparini in possesso di palla, prova con una finta a liberarsi di Scanzi, c'è lo scambio con Valenti in difesa, Valenti viene battuto dal numero 11 che va a appoggiare di tabella per il meno 8. Di Piacenza, Gasparin, che ha proprio battuto la sua ex squadra nella semifinale tiratissima fino all'ultimo, il fattore campo l'ha avuto la meglio, 2-0 Omegna in casa, 2 pari, quindi 2-0 anche per Piacenza, poi nella bella
nella partita decisiva Omegna ha avuto la meglio la squadra di casa, con Gasparin, come detto in precedenza, protagonista. Come protagonista è stato anche Simoncelli, che in questa partita è assente. Nell'azione offensiva della squadra oceana abbiamo potuto vedere un sandwich ai danni di Piunti, non ravvisato dall'arbitro, il pubblico imbufalito con il duo arbitrale, tant'è perché l'azione è proseguita da parte con un tiro da tre sbagliato da Gasparin, rimbalzo di Ruggero e stavolta il pallone recuperato da Piunti in post basso viene gestito ottimamente, stavolta viene fischiato il fallo al numero 11. Ci saranno o meglio in questi ultimi due minuti, vorrà fare il coach Crotti andare a tutti i costi in bonus per sfruttare i santissimi tiri liberi. Per adesso così non è, perché l'azione è stata macchinosa, la palla è finita nelle mani di Perego ovviamente in post basso, però il numero 3 Daniello è riuscito a fare buona guardia e a impedire allo stesso numero 9 di girarsi e andare in semigancio. Messa già battuta a Ruggero, proprio ancora per Perego, che nel pitturato stavolta riesce un arresto e tiro a scagliare il pallone, ma il ferro lo sputa fuori, il rimbalzo recuperato da Gasparin che avvia la nuova azione offensiva. Daniello attaccato brillantemente da Ruggero, ora Gasparin marcato da Scanzi, alla termine di nuovo a Daniello che ha 5 secondi per l'azione offensiva. Gasparin 3-2, deve andare per un tiro forzato, riesce a scaricare per Daniello che tira alla bella e meglio, infatti il pallone termina sul ferro lungo e fa buona guardia a Scanzi, riesce a guadagnare una rimessa al fondo. Ma anche in questo caso la difesa di Gurini su Piunti che gli impedisce una penetrazione, non tanto quella di Gasparini che permette a Lucio di andare in layup. Pallone rimbalza 3 volte sul ferro e poi viene espulso dallo stesso rimbalzo da Gasparini che va dall'altra parte per andare in 1 contro 1 contro Perego, va in penetrazione, appoggia il tabellone per altri 2 punti, punti di pregevole fattura. In questa fase Omegna si affida al proprio numero 1. Punti. 3,5 punti di media partita, 3 rimbalzi, 1,75 assist per 21 minuti e 55 sul campo, ma quando è in campo la sua regia si sente. E è una cosa fondamentale per la squadra di coach Crotti che ne beneficia sempre al meglio. D'altra parte qui Gasparin prova un 1 contro 1 contro Giorgio Piunti, scaramucce tra i due ma c'è l'errore. Palla sul ferro recuperata da Lagri Bertocchi che a 12 secondi dal termine del secondo quarto affida ancora le mani di Cantone, la sua azione offensiva, Cantone sfrutta il blocco di Perego, scarica per Ruggero che prova la bomba dalla lunga distanza, pallone sbatte sul ferro, rimbalzo di Gurini che da 3 da lontanissimo con una palla ospite. Invece un altro fattore fondamentale la rotazione lunga, questi punti dalla panchina per la squadra di coach Crotti, 14 per la squadra di coach di Zerato. Sì, la panchina è l'elemento più che ha fatto la differenza in questo punto. Gasparin tiene una palla persa, dall'altra parte Gurini penetra, scarica per
Clapper, lo stesso Bianchi che va in penetrazione solitaria, l'appoggia al tabellone troppo lungo, rimbalzo recuperato da Valenti che ha subito un colpo al polso sinistro, riesce a far ripartire l'azione. Bellissime le azioni da parte del l'attacco che è in difesa, con sempre con Bianchi protagonista, in difesa prima recupera il pallone con una grande difesa, poi in attacco due errori banali e molto gravi possiamo dire per questo livello, però per un giovane giocatore che sta facendo esperienza ci può stare. Ha già pensato Touré a mettere a segno altri due punti ed è il primo giocatore a terminare in doppia cifra. Ora ancora transizione orchestrata da Piuti per Valenti che a terra gli restituisce il pallone, sembra più un'azione di rugby che un'azione di pallacanestro. Alla fine Gasparin riesce a recuperare il pallone, si infuria un po' con tutti, anche con gli abiti che l'ha fischiato fallo, complice di questo si è infuriato, un passaggio sbagliato, palla recuperata da Touré, dritto per Piuti che appoggia la tabella per il precedente. Quella descritta da me come più un'azione di rugby che di basket, lui era riuscito dopo qualche strettone a recuperare il pallone, poi dopo un giro sul piede perno aveva gettato il pallone alle ortiche, il pallone era stato recuperato da Touré che Piuti aveva convertito con due punti. Tanto l'azione offensiva si svolge per la squadra ospite con Arrigoni che va a prendere un fallo in post basso da Valenti, terzo fallo personale per il capitano e sul cubo del cambio è già pronto Zamboni. Bravo in questo caso la trasformazione di andare in post basso da Arrigoni che si prende la responsabilità di attaccare il capitano arciano Rudy Valenti per costringerlo al fallo. Ha avuto successo questo piano d'attacco da parte della squadra piemontese che ha costretto al terzo fallo appunto il numero 8 arciano, il capitano che fin qui ha realizzato 8 punti con 3 su 3 da 2 e 2 su 2 ai liberi, 0 errori dal campo per il capitano arciano che nonostante stia facendo litigando meglio con i falli comunque è andato comunque un grandissimo apporto ai suoi. Primo libero messo a segno dal numero 12, viaggia col 60% in questi playoff dalla linea della carità, secondo realizzato 40-29, 7-43 sul cronometro, Ruggero in possesso di palla, scambia con Touré che cambia lato, Scanzi serve in post basso, Piuti che prova ad andare uno contro uno con Fratto, lo punta, lo salta, c'è il fallo del numero 4, sarà una rimessa dal fondo guadagnata dal numero 2. Risponde con la stessa moneta l'Orzi Basket, la palla si vede il post basso da parte di Arrigoni su Valenti, in attacco si va da Piuti, anch'esso il post basso contro Fratto che è costretto al fallo, in questo caso la fa fuori meglio. Qui ottima l'azione dell'Agribertotti con Ruggero, l'ab barbito nel pitturato per Piuti che prende posizione, va a appoggiare altri due punti al tabellone, 42-29. Tanto sull'azione offensiva della squadra ospite, Touré va a commettere fallo su Gasparin, mani addosso per lui, secondo fallo per il numero 23, rimessa già battuta a Arrigoni, scambia con Gasparin che va a sfruttare il blocco di Fratto, palla è per Villa che prova a concludere il dai vai, non è così, va allora in penetrazione uno contro uno, bellissima l'azione di Villa qui Joe, però c'è il fallo di Scanzi. Bravissimo qui Villa che con un buon handling bellissimo e un grandissimo crossover ha lasciato sulle gambe un difensore meraviglioso come Scanzi, classe 97, Villa appunto ha lasciato sulle gambe proprio il processo arciano e poi con la penetrazione è andato a guadagnarsi due tiri liberi importantissimi, grande la prova fin qui da parte del giovane talentino con la maglia numero 7 piemontese, sono 4 punti per lui questa partita in 16 minuti di impiego, è decisamente lui l'uomo destinato a sostituire l'assenza di Simoncelli. Parla chiaro il suo curriculum, uno scudetto giovanile under 15 e 3 bronzi ai finali nazionali sempre con l'Olimpia, un bilancio di tutto rispetto per questo ragazzo che ha dimostrato in questa situazione di valere il prezzo del biglietto. Tanto dopo un'azione prolungata Zambon scarica per Ruggero che va in angolo da Scanzi, prova la bomba lunga, il rimbalzo di Piuti è errato perché c'è un tocco da parte di Gasparin che impedisce a lungo Orciano di recuperare il pallone, ci sarà una rimessa dal fondo. Perfetto in questa fase l'attacco Orciano che con un mezzo scarico fa arrivare la palla a Ruggero che dalla punta fa finta di dare, poi vede con la coda dell'occhio liberissimo Scanzi dall'angolo che spara la tripla va lunga perché è uscita male dalle mani, comunque un grande tiro costruito dalla squadra di Crocci.
qui Ruggero spara ancora, salve da largo, ma dall'altra parte sull'azione offensiva è Scalzi che va a recuperare da solo in transizione. Solo il ferro poteva contrastarlo, ma neanche quello c'è riuscito. Va ad affondare per il 44-31. Dall'altra parte Arrigoni prova, scusate Gurini, prova con una bomba, ma il tiro è velleitario. Meravigliosa. Ancora Scanzi da tre punti, stavolta il ferro gli dice il nome, rimbalzo di Mamoture, no look, ancora per Scanzi, palleggio del titolato e jumper morbido per il più 15 a 5 e 44 al termine di questo terzo quarto. Scanzi va a finire da tre questa sera, allora si prende questo palleggio restrittivo, perfetto, qui c'è il nuovo massimo vantaggio dell'Orti Basket. Bravo anche tu a recuperare il passo offensivo, a fare tre scanze per iniziare al due punti. Qui Arrigoni sbaglia in post, transizione di Luciano per tutti che va a mettere il nuovo massimo vantaggio più 17, 48-31. E di Corral, quello di Simoncelli dell'ultimo minuto, non ce l'aspettavamo, questo infortunio al classe 86 playmaker arrivato in questa stagione dopo una lusinghiera, parentesi a Tortona, ex in Lega 2 Casal Pusterlengo Brindisi e anche a Piacenza, non ce l'aspettavamo, dicevo, è stata fondamentale perché adesso in questo frangente la sua esperienza sarebbe servita. Tanto dall'altra parte sull'azione offensiva proprio di Omegna c'è la stoppata, il mani fuori di Zambon che va a fermare ancora una volta Arrigoni sotto canestro. Dall'altra parte sull'azione offensiva andiamo a segnalare un fallo fischiato ai danni del numero 16 Gurini. Omegna che continua questa difficoltà a 5 esatti dal termine, ma ancora la grande difesa da parte dell'Orti Basket che con Zabon è andato letteralmente inchiodare il tentativo della squadra piemontese. Poi sulla transizione offensiva Gurini, l'espertissimo numero 16, un'altra buona azione qui, Piunti spara a salve dai 5 metri, il rimbalzo catturato dalla squadra ospite con Gasparini via dall'altra parte, stavolta Arrigoni va fino in fondo e va a guadagnare un importantissimo fallo per due tiri liberi importantissimi a sua volta. Si butta ancora dentro il numero 12 Arrigoni, che è l'unico della squadra ospite ad essere in doppia cifra con il suo. Per lui con 2 su 5 da 2, 0 su 3 da 3, sta litigando per non fare dal tap, ma dalla linea delle autorità fin qui, perfetto per lui, ora segno Arrigoni per il suo primo tiro libero, 48-32, va per la seconda soluzione che è corta, rimbalzo appianato da Ruggero che apre per Touré che già dall'altra parte negli 8 secondi consentiti dal regolamento va dalla zona destra del fronte offensivo, serve Scanzi in post basso che va in azione personale, il pallone è troppo lungo ma Zambon lo recupera al volo, lo appoggia al tabellone, mette a segno altri due punti fondamentali, i primi della sua partita. Zambon che era stato lasciato libero da Fratto, che era andato a aiutare sul mismatch in post basso il compagno che era attaccato da Scanzi. Zambon legge benissimo, legge la traiettoria del tiro sbagliato di Scanzi, il tappino segna ancora il più 18 oceano. Qui c'è un tiro sparato dalla lunga distanza da Arrigoni dopo una palla flipper che gli era carambolata per caso tra le mani, il tiro è stato rimbalzato dal ferro, dall'altra parte Zambon non riesce in azione personale in post basso a convertire altri due punti fondamentali e nuova azione per Gasparini che offre a Fratto possibilità di andare in post basso, scarico per Daniello che penetra, scarica per lo stesso numero 4 che di nuovo va in tentazione dal posto, ultimamente marcato a Touré che però non si capisce con Ruggero, sorriso sarcastico, applaude Coach Crotti, non è un problema se queste cose capitano una volta ogni tanto durante l'incontro. Joe, 50-34 il punteggio. La difesa fino a quel punto era perfetta, Touré stava mandando sul fondo l'avversario, Ruggero poi ha visto il taglio sulla linea di fondo da parte della squadra piemontese, l'ha seguito e ha lasciato letteralmente l'autostrada per i due punti per la Pafone Omegna.
Dall'altra parte Schianzi in post basso riesce ad andare nel mismatch personale, stavolta a segno nuovo più 18, 52, 34 a 2 e 51 dal termine. Intanto viene fischiato un fallo. 20, Ruggero, che è a quota due falli in questo momento. Intanto riprendono il parquet Cantone e Perego per Piunti e Touré, la Gasparin dalla linea della carità, perché nel frattempo è stato raggiunto il bonus falli per quanto riguarda l'Agribertocchi. 5 falli di squadra a 2 in questo terzo parziale. Un altro fatto rarissimo da sottolineare: l'Orti Basket per la seconda volta in una singola partita ha raggiunto il bonus prima dell'avversario. Qui Gasparin realizza un 2 su 2 che prova a tenere lì i suoi, il leader, il numero 11 piemontese, che comunque sta facendo molta fatica contro la difesa del signor Ceani. Ruggero in uno contro uno contro Arrigoni, sfrutta il blocco di Perego, scambia con Zambon, riceve di nuovo palla, va il numero 20 dalla lunga distanza. Il pallone, sarà una palla contesa, il possesso è per la squadra di casa, il pallone si era incastrato tra il ferro e il tabellone, la freccia verrà girata dopo questo nuovo possesso, rimessa dal fondo, verrà affidata alle mani sapienti di Carlo Cantone. Ruggero che in questa gara non sta facendo fatica, un solo punto per lui con un 0 su 1 da 2, un 0 su 6 da 3 punti. Antonio Ruggero che però si sa può spesso dà il meglio nel quarto quarto, ci auguriamo sia così. Errata la rimessa da parte di Cantone, palla recuperata subito dalla squadra ospite con Gasparin, che va in transizione e va a mettere da 3 punti il 52 a 39 a 2 minuti tondi ora al termine di questo terzo periodo. Perego in post basso, infrazione di passi giusta, ravvisate i danni del numero 9. Coach Crotti non è d'accordo, avvisava forse un fallo, la spinta da parte di Gasparin che continua a rimanere in campo. Per lui ormai già 25 minuti sul parquet, come per lo stesso Arrigoni. Dall'altra parte Ruggero e Schianzi con 23 minuti il primo e 22 il secondo, i più presenti per quanto riguarda la squadra orziana. Gasparin che per presenza adesso una tripla importantissima, che tiene lì i suoi e poi in difesa fa la differenza, ha portato la palla persa di Ricky Perego, che è una grande, che è arrivata grazie appunto alla grande difesa da parte del numero 11 Gasparin, che prova ancora a tenere i suoi. Qui dall'altra parte Cantone per Schianzi, che da 3 punti spara sul ferro, il ferro non è amico in questa situazione del giocatore in canotta 16. Rimbalzo viene recuperato la squadra ospite, squadra Zacca, vado a ricordare, azzurro acqua. Gasparin uno contro uno, doppio sotto le gambe, va contro il Zambon, ma è ottima la difesa del numero 13 con scarpette arancio. Riesce però Gasparin a scaricare per Fratto, che allo scadere dei 24 secondi va a piazzare un'altra tripla fondamentale per il meno 10. Attenzione perché Domenia ha reagito, rientrata questa partita con la tripla di Gasparin, adesso non vuole lasciarla, ha recuperato 8 punti in tale e l'Orti Basket adesso è in difficoltà, la situazione Riccardo si è capovolta, l'enfasi della partita è tutta dalla parte piemontese in questa fase. Dopo una palla persa a parte di Perego, ancora Gasparin in azione, allarga per Arrigoni che da 3 punti, palla sul ferro, il rimbalzo recuperato da Fratto, ma le lunghe leve Perego impediscono che questo arpioni la palla, la palla recuperata al Zambone che va dall'altra parte, ora Cantone in possesso di palla, vita alla calma, 12 secondi per l'azione offensiva, 11 ora sul cronometro per quanto riguarda il termine del quarto. Ottima la palla servita a Zamboni che nel pitturato forse non si era accorto di essere da solo, spara sul ferro più buona, buona in completa solitudine, vado ad appoggiare il tabellone. Con la sentenza di Simon Cento, la sentenza di Carlo Rosa, Domenia è costretta appunto ad affidarsi ad Arrigoni e a Gasparin che sono in campo entrambi da 27 minuti, mai un attimo di riposo per i due giocatori piemontesi. Si riparte con il possesso per la squadra piemontese con Arrigoni in post basso che va a sgomitare con Perego, ma c'è una stoppata allucinante del numero 9 che lo cancella letteralmente dal campo. Che azione difensiva, Joe! Sembrava battuta di Perego su un grande movimento da parte di
Arrigoni poi prego con le sue leve lunghissime recupera e va a stoppare il numero 12 della Pafoni, o meglio poi fortunato anche Bergo, perché il pallone dopo la stoppata rimbalza sul piede del giocatore avversario e ritorna in mano, dunque stoppata e palla recuperata per il finale. E dall'altra parte va con un tiro da due, perché il piede era sulla linea dell'arco dei tre punti, da noi pareva da tre punti il tiro, invece no, il piede sinistro era appoggiato sulla linea dell'arco, va a guadagnare un fallo importantissimo. Due falli di squadra in questi primi 32 secondi per la squadra ospite, che partita bene sotto il profilo offensivo ma male rispetto ai primi tre quarti sotto il profilo difensivo, e questa azione ne è la cosa fondamentale. La Pafoni meglio, o meglio un Orti Basket che come al solito l'inizio del 4-4 inizia a lavorare ai fianchi le squadre che l'affrontano, caricandole appunto di falli, già due i falli costruiti in questo quarto, per un Orti Basket che ritrova l'ossigeno con questi tiri liberi. 1 su 2 di Perego, 53-42 il punteggio. Dall'altra parte con Villa che lascia il pallone nelle mani di Gasparin, scambia con Daniello va in penetrazione, ma anche lui viene cancellato da Perego che rispedisce al mittente anche questo pallone. Straordinario il numero 9. Not by Austin, se di Perego, due stoppate corso di fine per il numero 9 che rispedisce al mittente ospite. La difesa si sta scaldando, la difesa di casa si sta letteralmente scaldando, e sulla rimessa va a guadagnare un fallo offensivo importantissimo, e ora la palla è nelle mani di Cantone che è già dall'altra parte, cambia con Bona che adesso dopo un blocco usufruito in maniera ottimale da parte di Rudy Valenti va in penetrazione, va a guadagnare un altro fallo, terzo fallo di squadra, fallo pesantissimo. Mancano ancora 9 minuti pieni al termine di questo quarto periodo e Umegna è già il limite bonus. Tre falli in un minuto in questo quarto quarto per la Pafoni, ma Umegna qui in questo caso anche furbo e lesto Marco Bona che ha evidenziato il contatto e l'arbitro ha fischiato. Cantone, penetrazione lob per Valenti che va a guadagnare il quarto fallo in squadra per Omegna. Ci saranno due tiri liberi stavolta perché stava per appoggiare al tabellone, il fallo è stato fatto dal numero 7 Villa, in precedenza il fallo offensivo era stato fischiato ai danni del numero 3 Daniello, che in questo momento si quota a quota due falli, tre falli invece per il giovane Villa. Valenti va a siglare il primo tiro libero, 54-42 ora il punteggio. Le distrazioni del pubblico piemontese non servono a nulla perché il capitano Oceano va a mettere a segno anche questo tiro libero, 5-5, 4-2. Come dico, spero il capitano raggiunge la doppia cifra, sono 10 punti per Rudy Valenti e come in tutte le partite fin qui dei playoff è sempre andato in doppia cifra. Questa partita per il capitano 3 su 3 da 2, spiccano appunto da 100% da 2 punti e anche il 100% dei liberi per il suo 4 su 4. Addirittura per il capitano sono 7 rimbalzi catturati con la palla recuperata. Come al solito Riccardo, un grande contributo da parte del capitano che come al solito guida sempre la carica e guida i suoi compagni in questo nuovo tentativo d'allungo in questo quarto quarto. Come sempre protagonista in discusso, come tutta la squadra del resto, di dall'altra parte Fossati con un'ottima difesa non riesce a fermare un implacabile Fratto che in post basso va a siglare due punti per il meno 11, 5-5, 4-4 a 8-0-5 al termine. Questo match era stato fischiato in precedenza un fallo a Perego, il primo fallo di squadra per la squadra di casa. Qui Perego dal fondo riesce a servire Valenti che penetra come una furia, ma non riesce a siglare due punti che sarebbero valsi il più 13. Dall'altra parte ottima la penetrazione, scarico di Villa per Daniello che da tre punti spara una bomba di importanza capitale
5-5-4-7. Si ritorna Agnello che è completamente libero. Ha messo a segno tre punti fondamentali per la sua partita. 5 punti per lui con 2 su 3 dal campo, ma anche per l'intero roster piemontese che si riaffaccia minacciosamente dalle parti della squadra di casa, che ora manovra con Bona, Valenti per Cantone. Cantone prova dalla lunga distanza, pallone termina sul ferro, la cattiveria di Valenti non ha la meglio in questo segmento su Perez, che riesce a strappargli in rimbalzo via la zona offensiva. Burini dall'altra parte scambia con Fratto, c'è il giro sui blocchi di Perez che non viene servito, la palla per Daniello che prova ad andare in posizione centrale in uno contro uno, scambia stavolta con Perez che a sua volta va in uno contro uno, ma Cantone è implacabile in difesa, riesce a rubare palla e a guadagnare un fallo pesantissimo. Ora, da questo momento in poi, ogni fallo sarà bonus, 2 tiri liberi per la squadra di casa. Un Carlo Cantone che dopo il tiro forzato da rientro dal timeout è andato a recuperarsi di voglia questo pallone e a subire il fallo che appunto porta il bonus. Squadra di Omeglia, 2 tiri liberi per Carlo Cantone che si è subito rifatto dopo l'errore. Carlo Cantone che comunque sta tirando con un 2 su 3 da 3, che non è per niente male la finale del playoff. Cantone intanto si prepara ad andare dalla lunetta per i 2 tiri liberi. C'è un fitto conciliabolo tra l'arbitro e i 2 coach, qui non riusciamo a capire in maniera nitida quello che accade. Diciamolo che è un passo abbastanza divertente, perché abbiamo visto Coach Crotti sogghignare con i suoi assistenti. Ora si può riprendere tranquillamente. Cantone, come detto in precedenza, viaggia col 91% della linea dei liberi. Il primo tiro libero però è errato, termina lungo sul ferro. Ora si andrà per la seconda opzione. Solo Fossati rimane a rimbalzo, infatti Valenti se ne ritorna proprio a metà campo, mette il secondo. Cantone 56-49, a 7 minuti tondi al termine di questa partita. Villa cambia con Daniello, ancora Villa, vuole battere stavolta Cantone. Cantone scambia in difesa con Valenti. Cantone ora si ritrova su Gurini che va in penetrazione, va ad appoggiare al tabellone, ma il ferro non è amico in questa situazione e gli rimbalza il pallone fuori. Gurini sta facendo molta fatica in questa gara 1, per cui sono 3 punti con 1 su 6 al tiro. Tutti a dire che la gara 5 che per Piacenza giocata in modo magistrale, con 16 punti in 28 minuti, con 4 su 6 da 3 punti. Qui a Orti Nuovi la mano invece sembra freddissima, ghiacciata, sta facendo fatica l'espertissimo numero 16 che non tiene. Tanto c'è stata un'azione confusa in attacco con Valenti, che è riuscito ugualmente a tirare. Pallone terminato sul ferro, gran rimbalzo di Fossati che però non è riuscito a completare l'ottimo lavoro svolto, buttando letteralmente la palla al vento e per una rimessa che viene già giocata da parte della squadra ospite. Però Fossati e Cantone rimangono impressi in zona d'attacco con Gasparin che era completamente solo, riesce nonostante tutto a guadagnare una nuova rimessa offensiva, ma i propri compagni erano tutti dall'altra metà campo. Lozinone ha provato a punire l'errore fatto qui da parte della Pafforomini, aveva lasciato da solo Gasparin nella palla metà campo, subito è scattato il raddoppio orciano con Fossati e Cantone, che quest'ultima punta ha legato il pallone fuori. Comunque buona ancora l'intensità difensiva proposta dai ragazzi di Coach Crotti, che sono andati vicini alla palla recuperata. Qui intanto c'è un fallo subito da Perez e attenzione Riccardo, perché è il quarto fallo di Capitan Valenti. Quarto fallo di Capitan Valenti, sul cubo del campo è pronto a rientrare in campo Scanzi per Marco Bona, non esaltante la sua prestazione fino a questo momento. Vedremo se Coach Crotti vorrà rimetterlo in campo in questi ultimi 6 minuti questo match. Marco Bona che è 0 su 3 dal campo, 2 rimbalzi, 2 assist, 3 falli subiti per una valutazione complessiva di 3 punti. Si divide da Scanzi che rimette piede sul parquet,
tanto ci saranno due tiri liberi contestati da tutta la panchina e da tutto il pubblico, perché non era proprio una vera e propria penetrazione al tiro quella di Perez, ma era più una penetrazione a cadere, era più per uno scarico che per un tiro. Molto, molto dubbi questi due tiri liberi concessi al numero 0 Perez, che quella stava penetrando sì, ma era, sembrava che fosse più propensa a uno scarico che andare a canestro, poi Valenti semplicemente gli è caduto addosso, dunque non era neanche riuscita da alzare il pallone verso il canestro. Dubbi questi tiri liberi concessi alla squadra di media, per fortuna possiamo dire che realizzano solo uno dei due tiri liberi. Sbaglia il primo, realizza il secondo, il numero 0. 56 a 48, dall'altra parte scanzi per Perico in post basso che giganteggia su Arrigoni, scarica per Fossati che va con un tiro morbido a mettere a segno i primi due punti della sua partita. Che carattere per il classe 93, Massimiliano Fossati, che non solo difende il suo giocatore più importante della squadra avversaria, ma adesso va a segnare questi due punti che riportano il massimo, riportano scusate a più 10 il vantaggio dell'Orzi Basket, fa respirare, fanno respirare soprattutto la squadra di Cosi Crotti. Ottima la difesa anche in questa situazione, ma va a commettere fallo proprio il numero 3 Fossati, che viene sostituito per Fossati, due falli per Sonali, rientra Ruggero in campo, va in marcatura sulla rimessa di Daniello che la utilizza al meglio, serve Prato per Gasparin che è fuori dall'arco marcato da Perego, riceve di nuovo da Villa, va dai 7,50 a tirare, letteralmente buttata questa palla, tirare sul ferro, il rimbalzo di Ruggero che serve Cantone dall'altra parte. Di nuovo lo scambio tra i due, Ruggero può andare per una soluzione personale o scegliere Scanzi, sceglie la seconda, Scanzi che scambia con Perego, va sul fondo, riesce ugualmente a servire in area il compagno, in questo caso Valenti, che però appoggia il tabellone, il pallone termina sul ferro, mischia furibonda Joe in questa situazione, ma la palla è recuperata ancora dal capitano. Il capitano che ha recuperato due rimbalzi pazzeschi, c'erano sullo scadere, c'è una contestazione plateale da parte di tutta la panchina ospite, perché su questa azione che vado a descrivere in postaccio Perego spittona Prato, che a sua volta usa le maniere forti con lo stesso, al termine dei 24 secondi riesce comunque a tirare il numero 9 Orciano, a segnare ma a subire fallo per la gioia del pubblico di casa, ma per la rabbia furente abbiamo visto Paonazzo forse chizza in arbitro con questa decisione. Il Perego che sfrutta al meglio il lavoro del capitano, che stavamo sottolineando prima a rimbalzo, prende il pallone al numero 9 Perego sulla lunetta, si gira con un giro meraviglioso, si butta all'indietro, subisce fallo e da fratto e brucia la retina, ricicare con due punti importantissimi, anche lui raggiunge la doppia cifra, sono 11 punti per lui con 5 su 8 da 2 punti, molto importante il suo apporto in questa gara 1. Errato però il susseguente tiro libero, dall'altra parte l'azione offensiva di Arrigoni si era conclusa con un tiro sul ferro, come si conclude questa nuova azione offensiva da parte di Rudy Valenti, che aveva ricevuto lo stesso trattamento in precedenza ricevuto da Perego, va lui al tiro, stavolta però il pallone rimane sul ferro e ora il capitano su basso va a guadagnare un possibile sfondamento, l'arbitro non è dello stesso avviso e Gasparin va comodamente a appoggiare al tabellone per il nuovo meno 10. Sembra un po' a corto di fiato in questa fase del match la Baffone Media, che si affida come al solito a un palleggio molto prolungato da parte di Gasparin. Poi arriva la solita penetrazione con Valenti che ha provato a prendere sfondamento. L'arbitro, come è stato dell'avviso, dunque Gasparin ha dovuto appoggiare due comodi punti al vetro. Sono 15 punti per il numero 11, ovviamente. Se questo tiro da tre fosse entrato, avremmo dovuto ricostruire immediatamente il palazzetto, così non è stato. Il pallone è stato recuperato da Villa, che in transizione personale è andato a appoggiare al ferro per altri due punti per il nuovo meno 8. Siamo dall'altra parte con Ruggero,
che può andare in un'azione personale o a sfruttare il blocco di Valenti negli ultimi 8 secondi. Il professore di tabella va per il 62-52 a 2.40. Il professore era 0, si scende dal campo fino a questo canestro. Fortunati che ne basta solo con il professore che stava litigando con il ferro, ma nel momento di difficoltà, nel momento decisivo, Ruggero, in questo caso anche con un po' di fortuna, risponde che va, che è sempre presente. Ancora D'Agnello, da tre punti non ci sta, e dall'angolo, fuori dall'arco, mette una bomba importante a sua volta per il 62-55, per la seconda volta con dedica ai suoi tifosi. Ora Touré, marcato proprio dal numero 3 ospite, Touré prova a penetrare leggiadro come sempre, a 2 secondi dallo scadere ci sarebbe stato un fallo ma l'arbitro non lo ravvisa, pallone è uscito, transizione ancora D'Agnello dall'angolo per altri 3 punti micidiali, e qui c'è tutta la gioia della panchina ospite. Time out chiamato da coach Crotti, fuori per il 78-2, viaggia con 5 punti di media a partita, ma in questa partita, come hai detto tu giustamente, già arrivato in doppia cifra. Dall'altra parte entra subito Ruggero in campo, che va a mettere 2 punti pesanti per sé e per la situazione. 6-4-5-8, 1-40 al termine. L'avevamo chiamato il professore, ha fatto fatica per un primo 3 quarti, adesso è lui nel 4 quarto, al suo momento. 4 punti tira per il professore, che dà respiro ancora ai suoi. Gasparucci va in penetrazione, l'appoggio in layup morbido al tabellone è errato, il rimbalzo recuperato dal Cantone che già dall'altra parte a 80 secondi dal termine di questa avvincente partita, è spettacolare. Vamo a orchestrare una nuova azione offensiva, Ruggero fuori dall'arco dei 3 punti, batte in palleggio D'Agnello e va a mettere 2 punti fondamentali, micidiale il numero 20, micidiale. Cosa dobbiamo dire ancora? Se non è chirurgico il 4-4, è sempre del professore Antonio Ruggero. Qui Arrigoni dall'altra parte rende il favore al numero 20, va ad appoggiare per il 66-60 a 45 secondi dal termine della partita. Qui bisognerebbe far fallo, ma la squadra ospite non è del mio stesso avviso, infatti lascia andare Scanzi per l'azione personale. La palla è sporcata e recuperata da Valenti, va a mettere il più alto decisivo a 34 secondi dalla fine di questa meravigliosa gara 1. Siglò 13 punti in 35 secondi, lui non è presente in questa partita ovviamente per diversi motivi, ma sono cose storiche che rimangono nel mondo e nella storia di questo meraviglioso sport dal nome basketball. Ora Gasparin può andare uno contro uno con Ruggero, va di nuovo ad appoggiare al ferro per altri 2 punti, il 17° punto della sua grande partita, ma qui con un'azione da allenamento, 4 passaggi in rapida successione per andare con Scalzi per altri 2 punti, 70-60, e poi palla persa, recuperata di nuovo da Scanzi sulla rimessa, e Ruggero va a chiudere questa gara 1. 72-60, la palla viene lasciata rimbalzare sul parquet, ciò è finita, gara 1 la vince 11 nuovi, ma che spettacolo!